Posta in località già abitata ai tempi romani, Albugnano fu possesso dei marchesi del Monferrato, che la circondarono di mura. Assediato e conquistato dagli astigiani nel 1292, venne restituito ai Monferrini l'anno successivo. Le sue fortificazioni, ricostruite nel 1320, furono distrutte dai francesi del maresciallo José de Brissac e in seguito scomparvero. La storia di Albugnano dipende strettamente da quella dell'abbazia di Vezzolano, che vantava diritti sul territorio del comune, gradualmente passati a feudatari, come i signori di Brozzolo. La sovranità sul territorio passò ai Savoia a partire dal XVII secolo e il borgo venne infeudato ai Benso prima, poi ai Gonteri ed infine ai Serra. In seguito divenne feudo dei canonici di Vezzolano fino al 1800, anno in cui l'ente venne soppresso dal governo napoleonico. La chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore, edificata dal XV secolo, si presenta attualmente con una facciata ottocentesca. All'interno conserva tele di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e un paliotto in scagliola dei Solari. Nel recinto del cimitero si trova l'antica chiesa romanica di San Pietro, eretta alla fine dell'XI secolo. Ristrutturata più volte, era anticamente la parrocchiale di Albugnano e tale rimase fino al XVI secolo. L'abside, quasi intatta, chiusa in alto da una cornice di pietre squadrate e lisce formanti archi incrociati di tufo, è suddivisa in tre campi, ciascuno con tre piccole finestre ad arco, con due sottili colonne ornate di capitelli cubici. Nel punto più alto del paese sorge il piazzale della torre, così chiamato per la presenza di una torre che anticamente apparteneva al castello espugnato nel 1401 dai mercenari guasconi. Ciò che ancora rimaneva della torre nel 1861 fu definitivamente distrutto. Su questo piazzale è anche presente il celebre olmo del ciabattino, caro a San Giovanni Bosco e ai suoi ragazzi.